In compagnia con la regina, ancora per poco, ma in compagnia con la regina di Miss Ciclismo 2012, quest'anno lascerai il tuo scettro alla nuova Miss Ciclismo. Intanto, quali sono le emozioni a inizio serata? Beh, dai, come hai detto tu, reginetta ancora per poco, quindi comunque un po' mi spiace, è normale, ma d'altronde è così, insomma, dopo un anno si cambia e faccio un grande in bocca al lupo a tutte. In quest'anno però ha tante esperienze, tante novità, insomma ti sei divertita, hai avuto anche grandi soddisfazioni. Sì, esatto, come hai detto tu, tante novità e soprattutto ho conosciuto meglio il mondo del ciclismo. Infatti ho notato, seguendoti anche magari su Facebook, che questa passione è davvero aumentata, ti abbiamo visto molto più interessata, anche molto più preparata, insomma, sull'argomento del ciclismo professionistico in particolare. Sì, infatti ho presentato su Bike Channel, che è appunto il canale di Sky dedicato al ciclismo, un programma che si chiamava La Volata del Lunedì, che era appunto un talk show dedicato solamente al mondo del professionismo. Ho avuto tanti maestri, tra cui Alex Carrera, che mi ha insegnato un po' lui, insomma, a stare in mezzo ai ciclisti, a conoscere meglio quello che è il loro lavoro comunque. Insomma, tra le prime puntate abbiamo visto che hai presentato soprattutto Vincenzo Nibali, che quest'anno ha vinto il Giro d'Italia, insomma, un grande onore. Un grandissimo onore, infatti lui è venuto subito lunedì da noi in puntata e devo dire che effettivamente io l'adoro, perché è davvero una persona umile, semplice, è un combattente e veramente mi piace tantissimo ed è stata davvero una grande emozione. Tra l'altro ho anche alzato il trofeo, per cui più di così non potevo chiedere. A questo punto, tornando a Miss Ciclismo, quali sono state le emozioni di quella sera, come te le ricordi e qual è stata questa esperienza, come la racconteresti a un anno di distanza? Beh, sicuramente un'esperienza appunto positiva, anche perché per come è nato quest'anno non potrei dire sicuramente altrimenti. E la serata qui, beh, è stata bellissima e è stata combattuta fino alla fine, secondo me, perché c'erano tante belle ragazze. E poi sai, alla fine, insomma, quando esplodono i coriandoli non capisci più niente e sei tu, però appunto è tutto molto bello. Da domani? Da domani si vedrà, dai. Non lo so ancora, si vedrà. E allora grazie Alessia e goditi la serata. Un bocca al lupo a tutte ancora.